Torna in scena questa sera alle 21 in Sala Bartoli, Yossel Racover si rivolge a Dio di Kolitz Zvi. In scena Francesco Kusmita, buongiorno Francesco, grazie per essere venuto a raccontarci di questo spettacolo che è andato in scena già ieri, sì. Data molto importante per tutta una serie di... Di una serie di coincidenze. E se vuoi magari anche te le accenno. Allora, questo è un testo molto importante, molto bello, si chiama appunto Yossi Racover si rivolge a Dio e sono gli ultimi istanti, è un ebreo, Varsavia, 28 aprile 1943, per cui andrà in onda, cioè lo mettiamo diciamo in scena, un 28 aprile. Coincidenza delle coincidenze, non solo, la terza è che normalmente questo viene fatto per Yom Shoah. Che cos'è che Yom Shoah ieri? Che cos'era questa celebrazione? In Israele si ferma addirittura la città per 2 minuti, è presente quelle scene apocalittiche come tante volte si vedono in certi film, molto particolare, molto suggestiva. E si parla appunto, è la giornata della memoria, noi la facciamo in Italia, l'abbiamo fatta il 27 di gennaio, mentre si segue la tradizione per quanto riguarda il lunario e stavolta coincide, per cui abbiamo 3 coincidenze insieme, molto interessante. Poi è molto particolare, questo è un momento in cui questa persona, io lo vedo molto anche un po', è un po' una figura di Cristo, è una persona che all'ultimo mette se stesso in discussione, si rivolge al tutto e però alla fine dice che anche se gli farà tutte le prove, tutto lo metterà così, lui continuerà sempre a credere. È una manifestazione di fede molto importante, dice con tutte le prove che ci stai facendo, ci stai portando proprio così, io continuo. Ed è molto interessante, comincia alle 21, Sala Bartoli, no? Vi aspettiamo anche questa sera. L'autore chi è? Zvi Kolitz. È un po' una cosa particolare perché questo autore crea una messa in scena nella scena stessa, cioè nel senso che io comincerò a leggere, perché è teatro leggio, e io comincerò a leggere questo scritto e alla fine poi metterò dentro una bottiglia. E un domani si verrà a sapere inizialmente che questo è stato trovato veramente, in realtà non è così, dopo si verrà a scoprire più avanti che non è così, però è scritto proprio con un'attenzione molto particolare. Poi anche la cosa che è anche interessante, voglio anche un po' citare tutte le persone anche sì, che certo, fanno parte, perché intanto regia di Marisandra Calaccione, poi dopo sentiremo una voce fuori campo che è quella di Renzo Sagues, poi immagini e foto di Massimo Cettin e poi le musiche sono curate da Massimiliano Doninelli, dal maestro Massimiliano Doninelli. E una cosa anche così particolare, perché questo bene o male viene inserito all'interno proprio delle manifestazioni, appunto nel calendario proprio di quello che avviene per la Yom Shoah ebraica, e in più anche, come vedi, c'è il Consiglio dei Maestri Venerabili del Grande Oriente d'Italia, che sai che è la massoneria. Okay. No, per cui è anche molto interessante, quella anche faccio parte, per cui per me diventa anche interessante l'idea proprio di portare avanti questo, senti, questo messaggio. Quando in genere, no, quando tra le molte cose che si leggono, che si sanno, non completamente per quanto riguarda appunto il rapporto degli ebrei con la Shoah, no? C'è una corrente che dice che praticamente, riassumo banalizzando, la Shoah è talmente enorme, talmente disperante, talmente è una tale vergogna che non se ne dovrebbe in qualche modo nemmeno parlare. Questa è una delle tante cose. Certo. Che si... In questo caso mi sembra invece che l'autore del testo sposa una tesi completamente diversa, cioè parliamone. Certo. Oppure il discorso non è tanto e non è solo sulla Shoah, sull'Olocausto, eccetera, ma è un qualche cosa di leggermente diverso. Allora dipende da come se ne parla, ovviamente. Perché per esempio io così sto facendo anche un viaggio in quelle che sono anche le mie radici, perché tu sai bene o male a Trieste c'è una grande comunità per cui mia nonna, insomma tutta una serie di cose che pulsano all'interno del mio essere. E devo dire che ovviamente io come tale anche un po', essendo, mi piace molto a me la figura anche
un po' di Cristo quando prende a calci nel sedere fuori dal tempio delle persone, sì. Per cui l'idea di parlare di queste persone comunque che ciò nonostante non cambieranno il cognome, con tutto che vengono torturate, dimostrano una grande forma di forza, e comunque parlarne è anche in questo momento molto attuale, perché in questo testo si parla dell'indifferenza, ad indifferenza nel senso che purtroppo in certi momenti, quando manca la pagnotta, a un certo punto la gente comincia a chiudersi in sé e cominciano i razzismi. Adesso potrebbe essere venire un altro nazismo e la gente lo applaudirebbe, diciamo, perché pur di creare un ordine a un certo punto si arriva. Allora per me è molto importante parlare di questo testo, ricordarci che bisogna combattere l'indifferenza, e per me gli ebrei sono bene o male delle sentinelle di pace per certi versanti, sono persone forti, per cui nonostante tutte le prove credono nel bene, perché sono persone, io ad esempio sono stato accolto molto bene, per esempio anche con loro, ho fatto parte del coro della sinagoga per una manifestazione, e devo dire che c'è un'allegria, uno spirito, non che per chiusura. Questo ho detto voglio fare uno spettacolo così, perché in realtà è combattivo, mentre tante volte quando io vedo delle cose che vengono fatte e riprendono un po', c'è sempre quasi questo atteggiamento triste e quasi di dolore, di un compiacimento, che non è, per me non è così, per questo è una grande forza che bisogna rendere molto attuale. Allora ricordiamo questa sera appuntamento alle ore 21 in Sala Bartoli, Yossel Rakover si rivolge a Dio. Grazie Francesco Gusmita. Grazie Umberto, grazie a Tele4. Buon proseguimento a tutti.